il secondo giorno del nuovo ciclo di attività dell'oratorio estivo, un oratorio insolito come sempre abbiamo avuto in questi giorni. Allora, che cosa facciamo questa sera? Beh, ci dedichiamo ad ascoltare un po' di testimonianze, di interviste. Per questo passo la linea agli incaricati. Nome? Lorenzo. Cosa stai facendo? Stiamo facendo le vetrate per l'oratorio. Nome? Gabriel. Perché hai deciso di fare i compiti dell'oratorio? Perché così gli altri giorni posso giocare a che cosa voglio. Nome? Tommaso. Cosa stai facendo? Stiamo suonando degli strumenti. Quale? La batteria. Vai. Nome? Enea. Cosa state facendo? Il laboratorio creativo. Ti piace? Sì, molto. Grazie. Ciao, come ti chiami? Sara. Come si comportano i bambini? Si comportano molto bene e sono molto partecipi del laboratorio. Ok, grazie, ciao. Vai. Nome? Nicolas. Perché sei qua? Perché voglio dare il mio tempo all'oratorio e aiutare i bambini. Vai. Nome? Lorenzo. Cosa state facendo? Stiamo giocando a calcio. Fuori! Ah, nome? Mattia. Cosa state facendo? Stiamo dipingendo i gavettoni dell'oratorio. Ti stai divertendo? Sì. Ok. Nome? Andrea. Cosa state facendo? Banda. Cosa stanno facendo i bambini? Gli stiamo insegnando a suonare degli strumenti. Nome? Andrea. Paolo. Cosa state facendo? Calcio. Vi state divertendo? Tantissimo. Ciao. Riprendo la linea per introdurre invece un laboratorio un po' particolare, che è quello dei ragazzi maschi di terza media, che si chiama Utile e Dilettevole. I nostri ragazzi si sono dati al restyling dell'oratorio, per dire così, e vediamo un piccolissimo video che ci testimonia il lavoro che stanno facendo. Adesso fulmina. Leggo qua, leggo di dai. Così finite sul telegiornale stasera. Eccolo lì. Ed eccoci qui invece a fare gli auguri a quelli che oggi compiono gli anni, in particolare Alessia, 15 anni, Noemi, 12, Denisa, 11, Valentina, 11. E insieme a loro, con loro, recitiamo le preghiere della sera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ragazzi, buonanotte, a domani.